qual è l'importanza appunto per la cittadinanza di questo trofeo e di questo obiettivo raggiunto? È intanto un grande motivo di orgoglio e per la cittadinanza di partecipazione e di soddisfazione. Avere una squadra che in un solo campionato, diciamo, riesce a fare anche il salto di categoria dalla promozione e dall'eccellenza è una grande soddisfazione. Poi devo dire su Castelnuovo Mano che c'è una storia calcistica di tutto rilievo, è un ritorno importante in una categoria che merita questa cittadina. Per l'amministrazione comunale c'è qualche apprensione in più per garantire accoglienza e impianti adeguati, ma in questi anni non siamo stati con le mani in mano, abbiamo lavorato, il sintetico di Castelnuovo e la sua struttura è pronta ad ospitare anche un campionato così importante e tante altre squadre. Dottor Marini, l'emozione di questa festa promozione? Tanta, si aspettava da tanti anni, penso che sia 10 o 12 anni che il Castelnuovo era sceso e ci abbiamo messo 12 anni per tornare su. Io sono qui da 4-5 anni effettivamente che aiuto il presidente e la società. È stato un percorso difficile, abbiamo dovuto ricostruire proprio quasi da zero la compagine, partendo da un impianto sportivo che è stato il primo tassello per questo successo, diciamo questa serie di successi in questi anni.